Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di approfondimento di Assalto Imperiale, modalità di gioco scontro diretto, a proposito dei ragazzi della Ludic Incoming. All'interno del video di oggi tratteremo una delle uscite principali della Wave 4, ovvero il Banta. Il cavalcatore di Banta è, fin dalla sua uscita, una delle unità per lo scontro diretto, ovvero per lo skirmish, più importanti di tutta la storia del gioco. E che, fin da subito, hanno saputo dare la loro, dire la loro, all'interno di tutte le liste mercenarie, ovvero le liste scam. Abbiamo ritenuto il caso di approfondire questo video, lasciando la parola ad un giocatore che fin da subito ha mostrato enorme passione per questa miniatura e che l'ha portato, oltre che a vincere svariati tornei locali, anche a vincere il nazionale di quest'anno, il nostro campione nazionale, Luca Comurretto. Ragazzi, buona visione, ma soprattutto buon divertimento. A presto! Io sono qui per parlarvi del pacco del Banta, un pacco che ho avuto modo di giocare molto. Ora, questo, il cavalcatore di Banta fa parte della seconda wave ed è un pacchetto molto ma molto utile in schermaglia, soprattutto nel caso vogliate giocare mercenari. E come si compone questo pacchetto? Il pacchetto a parte la parte per la campagna, si compone della miniatura del Banta, una miniatura massiccia, che ha che è la base di 2x3, 2 quadretti per 3, e 6 carte tattica. Iniziamo ad analizzare quindi com'è la carta del cavalcatore di Banta. Al tratto massiccio, che è un tratto molto ma molto utile in modalità schermaglia, perché ti permette di spostare qualsiasi miniatura che non sia massiccia a sua volta. Di conseguenza viene comodissimo per occupare i terminali, per controllare i segnalini, e quindi per tutte quelle missioni in cui ci sia un controllo del territorio. Se guardiamo gli impulsi, abbiamo un impulso per perforante 2 e un impulso per più 2 precisione. Questo può essere utile quando si spara, ma come vi dirò dopo, vi accorgerete che il Banta sparerà solamente come ultima opzione. La parte sull'habitat deserto è relativa solamente alla campagna e quindi su quando si potrebbe schierare. Cosa succede? Il cavalcatore di Banta, se andiamo a osservare, ha dei poteri molto ma molto interessanti. Sono molto più interessanti del suo attacco, che sì, ha un rosso-blu, quindi piuttosto buono, può fare parecchi danni, in media 3 danni, un impulso circa. E poi con i suoi impulsi puoi aggiungere un perforante 2 e magari riesce anche a ferire e infliggere parecchi danni. Però, se andiamo a vedere la sua carta, abbiamo Travolgere. Travolgere è la base del Banta. Tu cercherai di utilizzare Travolgere ogni turno e magari anche più volte per turno, specialmente con l'utilizzo di varie carte tattiche. Allora, cosa dice questa carta? È un'azione speciale e ci permette di scegliere fino a 3 miniature ostili adiacenti a cui infliggeremo un dado rosso di danni. Il Banta è un massacro per le truppe piccole, perché si infligge tanti danni a tante truppe. In 2 turni, in media, ha spazzato via 3 miniature con 5 di vita. E questo solamente con Travolgere. Se poi vediamo anche il secondo potere, sovrapposto al fatto che è una creatura massiccia, ci rendiamo conto di quanto sia potente. Ogni miniatura che calpesta, quindi ogni miniatura su cui finisce il movimento, si ritroverà a subire un danno micidiale. È perfetta per uccidere, per infliggere l'ultima ferita e per sterminare gli ammassi di truppe avversarie. Ora, però, forse è meglio anche ripassare per bene cosa significa massiccio. Massiccio significa che la linea di vista non è bloccata da nessuno, cioè le miniature vedono sicuramente la miniatura, e allo stesso modo la miniatura vede qualsiasi altra miniatura ignorando la linea di vista. Solamente i terreni che sono delimitati da una linea rossa bloccano la linea di vista per loro, verso e da loro. Ora, loro bloccano ovviamente la linea di vista per tutti, cioè nel senso non si può sparare dietro, e nulla, e quindi questo qui è molto interessante. Il fatto di essere massiccio ti dà una capacità di movimento micidiale, perché puoi ignorare qualsiasi terreno accidentato, tutti i terreni in cui non ci si può entrare, e di conseguenza ci si muove ignorando qualsiasi linea rossa e qualsiasi linea blu. Praticamente si va dove si vuole. Certo, avendo una basetta grande è più complicato il movimento, ma se andiamo a vedere il suo movimento di base, ha 5 di movimento di base. Infine,
E, come vi dicevo, può entrare dentro le altre miniature, considerate solamente le miniature che non sono massicce a loro volta, perché non si può entrare in un territorio che sia già occupato da una miniatura massiccia. Di conseguenza, le altre miniature massicce potrebbero dargli fastidio. In effetti, affrontare una TST è qualcosa di fastidioso, perché il grosso del potere del Banta è il calpestamento, e se non si riesce a calpestare, inizia a diventare fastidioso. Il fatto è che il Banta costa solo 9 punti. E se vedete poi quali sono le sue caratteristiche, ha 21 di vita, un sacco. Per tirarlo giù ci vorrà un sacco di tempo. Osservate anche che però non ha nessun dado difensivo. Questo in realtà non è un grave problema, anche perché il suo obiettivo non è sopravvivere fino alla fine. Innanzitutto non avere dado difensivo significa non fare scudi. Ciò rende praticamente inutili tutte le miniature avversarie che utilizzano Pierce. Perché ovviamente non facendo scudi non possono essere bucati gli scudi. Alla stessa maniera, avendo tanta vita, inizierà ad assorbire un sacco di colpi. Prima o poi muore, sicuro, muoiono quasi sempre. Ma l'importante dell'utilizzo del cavalcatore di Vanta è portarsi con sé tanti punti, più punti di quanto il cavalcatore di Vanta valga. Ora, quindi dovete immaginare il cavalcatore di Vanta come una creatura che carica, picchia e poi prima o poi muore. Però quello non è un problema. Giusto un consiglio: evitate però di caricare troppo a testa bassa. Se subisce troppi colpi, potrebbe arrivare in mischia che è quasi morto, e quindi potrebbero morire troppo facilmente. Se ci giocate, state a distanza, vi nascondete dietro i territori con la linea rossa continua. E riuscite a farlo arrivare in mischia, è micidiale. Tendenzialmente dovete cercare di utilizzarlo alla fine del turno, come ultima attivazione. Adesso vedremo perché. Insieme alla carta del cavalcatore di Vanta, nel pack si trova anche la carta domatore di bestie. La carta domatore di bestie è micidiale. È uno skirmish upgrade, che però non è un attachment, quindi può essere utilizzato su qualsiasi creatura, perché è una carta che si riferisce alle creature. Per dargli dei poteri speciali. Quali sono questi poteri speciali? Primo potere è da utilizzare all'inizio della propria attivazione. Si tappa la carta, si esaurisce e si compie di fatto un'azione di movimento per la creatura. Ciò significa che il Banta può arrivare o ad avere tre azioni. Ciò significa muovere doppio, vi ricordo sempre a movimento 5, quindi muovere di 10. E poi fare il pestone, oppure muovere, fare il pestone e sparare. Micidiale. Arriverà dappertutto. Al primo turno è sicuramente in mischia e starà calpestando gli avversari. Il secondo potere viene comodo con le creature che non sono senzienti, tipo i Nexu, perché dice per questo turno perdi il carattere non senziente. Cioè, comodo se ti sono rimaste poche miniature e devi raccattare dei segnalini e ti rimangono solo i Nexu. Però comunque è ottimo. Questa carta va usata sulle creature. È un must have se si gioca nei Banta. È fondamentale. Il fatto di guadagnare un'azione di movimento ogni turno significa infliggere danni a calpestamento, infliggere danni col travolgere e poi sparare. È assurda. Costa solo un punto, perché non prenderla? Ad ogni modo, se passiamo poi a osservare le carte, capirete bene che queste carte sono fortissimi. Secondo me questo è uno dei pack migliori se uno vuole giocare mercenario. Cioè, tutte le carte le potresti usare nella lista. Quali sono queste carte? Partiamo dalle meno utili. Almeno non per il Banta stesso, ma utilissime per altri. Colpo di disimpegno. Ce ne sono due dentro il pack. Questa carta ti permette di effettuare un attacco contro una miniatura che sta uscendo da uno spazio adiacente alla tua miniatura. Tu effettui l'attacco e poi dopo aver effettuato l'attacco diventi stordito. Ovviamente questo non è comodo per il Banta, perché il fatto di diventare stordito ti fa perdere un'azione, non ti fa muovere. Il Banta deve essere mobile, deve calpestare. Però con altre creature, cioè voglio dire, con altri lottatori, perché la carta a colpo di disimpegno si applica ai brawler, spesso le creature sono brawler, sono lottatori, quindi è molto forte. Immaginate per esempio un Nexu Elite che ha incalzare 2 che fa un attacco aggiuntivo. Ne si incalza 2 miniature, poi da Bleed, micidiale. Però qui Banta non lo utilizzerei, anche perché il punto forte di Banta non è l'attacco, come vi dicevo, ma il travolgere.
Poi ci sono altre carte. Iniziamo a diventare quelle interessanti. Schiacciamento. Schiacciamento è una carta che si applica alle miniature massive e permette, quando si entra nello spazio di un'altra miniatura, di infliggere 4 danni aggiuntivi, oltre il danno che è già stato inflitto per il potere di carica in bizzarrita. Significa 5 danni. 5 danni sono tanti. Se quella miniatura è già ferita, anche se è un eroe, immaginate tipo Luke, magari lo seccate in un colpo. È terribile, anche perché magari farete un danno da carica imbizzarrita, 4 danni da schiacciamento e poi tirate il dado rosso. Magari anche attaccate. Potete fare tanti danni, tanti tanti, anche a quelli con più scudi, perché sono tutti attacchi che ignorano l'armatura, anche il tiro difensivo. Poi c'è un'altra cartina da zero, molto interessante, la carta opportunista, che è stata un po' depotenziata con le ultime fac. Con le ultime fac, però è sempre molto comoda. Cosa dice? In qualsiasi momento in cui una miniatura mercenaria infligge danno a un'altra miniatura, voi potete usare questa carta per far muovere fino a 3 spazi un'altra creatura mercenaria, che sia quella che ha inflitto i danni o che sia un'altra. Quindi significa poter far muovere il Banta fuori dal proprio turno. Ricordate però che quando i massicci possono muovere solamente, cioè possono muovere solamente una volta per ogni fase del round, quindi una volta nella fase di inizio round, una volta durante il round stesso e una volta durante la fase di fine round. Ciò significa, questo nel caso in cui finiscano il movimento sopra un'altra miniatura. Ciò significa che non si può più utilizzare opportunista per muovere più volte durante la fase del round normale. Questo non è un problema perché la carta opportunista è fortissima se ci pensate. Fleet-footed, cioè passo svelto, costa sempre 0 e ti fa muovere solo di uno spazio. Urgenza ti fa aggiungere 2 al tuo movimento. Questa qui 3. E alla fine infligge danni, capita molto spesso. Quindi è molto comoda ed è molto vantaggiosa se state giocando a mercenari. Ora, cosa restano? Restano le due carte più potenti per i Banta. Per i Banta e per i predoni Tusken. Rimane la carta Terrore dello Jundland. Terrore dello Jundland è una carta che si attiva alla fine nella fase di fine round e ti permette di muovere fino a 2 spazi, effettuare un attacco o utilizzare una capacità speciale. Costa solo 2 e se ne possono schierare, mettere 2 nel mazzo. La probabilità di averla alla fine del primo round è piuttosto alta, soprattutto se controllate i terminali. Con solo 4 carte in mano avete circa il 40% di probabilità di averla. Se in più controllate due terminali, cosa facile se avete i Banta perché potete sovrapporvi e coprirli, le probabilità aumentano. Con 6 carte in mano sono già piuttosto alte. Ora, questa carta qui, se ci pensate, se avete mosso come ultima attivazione il cavalcatore di Banta, significa che avete fatto movimento, calpestamento e poi travolgere. La riattivate, muovete di nuovo, calpestate di nuovo e travolgete di nuovo. Se avete l'iniziativa, significa che potete rifarlo ancora il turno successivo. Se ci pensate, significa aver mosso magari 3 volte sopra una miniatura avversaria, e sono 3 danni, e aver tirato 3 dadi rossi su 3 miniature. Potete davvero spazzare il terreno. È micidiale. Nel caso il cavalcatore di Banta fosse morto, c'è sempre i predoni Tusken su cui potete attivare. Magari se sono elite hanno il più 1 ai danni, poi rosso-verde fanno i loro danni, anche e soprattutto perché possono muoversi. O nel caso, se sono troppo lontani, possono sparare con il loro fucile. Non so se vi ricordate, però possono sparare col rosso-blu. È una carta che deve esserci in un mazzo con i Tusken, che siano il cavalcatore di Banta o che siano i predoni a piedi. È fondamentale. Questa carta può fare la differenza. Se pensiamo poi alle altre carte già esistenti, che possono combinarsi molto bene con il cavalcatore d'onore di Banta, c'è sicuramente Ferocity, perché è una creatura, c'è Single Purpose, è una carta micidiale, ti permette di fatto di utilizzare 2 volte un'azione speciale nel tuo turno. Ciò significa fare 2 volte travolgere. Se ci pensate, 2 dadi rossi solamente durante il turno stesso. È piuttosto forte, vi assicuro che spazza via gli eserciti. Se poi ci aggiungete Terrore dello Jund, magari l'iniziativa il turno dopo, sono 4 dadi rossi in fila. È terribile, cioè,
visto eserciti spazzati via così. Poi, quali sono le carte che possono essere comode? Sono tutte comode, tutte le carte creatura. Tutte le carte che potenziano le creature, fanno effettuare attacchi aggiuntivi. Però, sempre ricordate che, essendo. Oppure anche le carte lottatore. Tutte queste carte, però, a volte tendono a dare dei danni, cioè dei malus, delle condizioni negative. E quindi sono carte che vanno bene su Nexo, che stanno molto bene insieme ai Banta in una lista, però sul Banta stesso sono anche evitabili. Ad ogni modo, Single Purpose è una carta micidiale, anche questa con il cavalcatore di Banta, e ve la consiglio sempre. Altre carte in generale molto utili sono le carte di movimento, tipo Urgenza, Passo Spavento e così via, perché permettono di arrivare in mischia più velocemente e poter attaccare e pestare tutte le truppe avversarie prima che ti facciano troppo male da distanza. Infatti è questo il problema di fondo. Se riesci ad arrivare in mischia con parecchia vita, allora spazzerai via tutto. Una doppia attivazione di Banta. Soprattutto se nella fase di fine round riesci a fare qualcosa con le carte speciali, le carte tattica, potrebbero portare davvero ad avere l'annientamento dell'esercito avversario. Chi soffre? Il cavalcatore di Manta. Il cavalcatore di Manta soffre tutti quegli eroi che hanno tanta vita. Hanno tanta vita e magari si curano. Per esempio lei, la Luke, perché è difficile riuscire a ucciderli senza avere schiacciamento. Però massacra tutte le liste composte da tante truppe, o comunque in generale trooper, sabotatori e così via, perché gli permette di massacrare tutti, nel senso facendo colpi ad area riesce a infliggere tanti danni a tante truppe contemporaneamente. E quando iniziano a cadere, poi sarà tutto più facile. Anche perché, vi ricordo, il cavalcatore di Manta costa solo 9 punti. Significa avere altri 31 punti in lista e il resto dei mercenari picchia alla stessa maniera, quindi se tutti concentrano il fuoco sui cavalcatori di Vanta, il resto potrà massacrare dopo. Un personale consiglio, vi suggerirei di schierare due cavalcatori di Vanta, perché la cosa si farebbe molto divertente. Le carte le si possono utilizzare su più truppe. In generale io preferisco di gran lunga avere tante truppe che possono utilizzare tutte le carte tattica. E quindi, se ne muore uno, ci sarà sempre l'altro. Avere due miniature con 21 di vita, vi assicuro che fa paura agli eserciti avversari. Il fuoco verrà concentrato su di loro e il resto potrà arrivare in mischia senza problemi. Quindi, questo è quanto. Spero vi sia piaciuto il mio primo video in questa serie di video su Assalto Imperiale e vi saluto.